tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi andiamo insieme alla scoperta di un nuovo filato che porterà un tocco di unicità e di luccichio in tutte le creazioni handmade. Stiamo parlando del filato Marlene, una fettuccia in misto cotone davvero versatile. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Ed ecco qui la nostra fettuccia Marlene. Si presenta in rocca per un peso di 250 grammi ed una lunghezza di 500 metri all'incirca. Gli uncinetti consigliati sono quelli dal 3,5 al 5, mentre i ferri quelli dal 5 al 7. Come vediamo, la fettuccia ha questo particolare effetto luminoso, ottenuto grazie alla lavorazione intrecciata. Il Marlene è infatti composto dal 62% di cotone, il 35% di poliestere e il 3% di metal fiber. Sarà infatti possibile lavare le creazioni create con il Marlene ad una temperatura massima di 30 gradi. Consigliamo di evitare l'utilizzo dell'asciugatrice, preferendo piuttosto una tamponatura delicata seguita ad un'asciugatura in posizione orizzontale. Sarà possibile inoltre stirare i vostri capi ad una temperatura che non superi 110 gradi. Andiamo ora insieme a scoprire tutti i colori disponibili. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione magenta. Passando a colori più caldi troviamo l'arancio ed il beige. Abbiamo poi il grigio che donerà un effetto davvero luminoso. Il verde, una tonalità molto delicata che richiama un po' i colori pastello. Nella colorazione blu gli intarsi del filato creano un gioco di luci davvero unico. La tonalità più chiara della gamma è il panna. Qui gli intarsi sono sul rosa e sul beige. E per concludere il colore nero, a contrasto con gli intarsi luminosi, creerà un effetto davvero elegante. Un filato davvero unico nel suo genere. Un mix di colori, di texture e di luminosità, perfetto sia per creare realizzazioni con punti aperti, creazioni molto leggere come ad esempio potrebbero essere dei bactus o anche dei top, dei cardigan leggeri, perfetti sia da giorno che da sera. Potrete utilizzarlo anche per creare magari dei bordi o dei dettagli in capi realizzati a tinta unita. Avrete così quel tocco di luminosità in più. L'unione tra il cotone e il poliestere lo rende un filato facile da curare ma anche resistente nel tempo. Non vi resta quindi che scegliere i colori che preferite, divertirvi magari a mixarli tra loro e iniziare a creare il capo che avete sempre sognato. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog, dove ogni settimana ci sono tantissime novità. Al prossimo Tessiland News!